Ragazze, buongiorno, siamo venute al Lidl per fare un bellissimo vlog al supermercato. Dovremmo trovare delle cose tipo sportive, perché c'era il volantino con tipo completini sportivi da palestra eccetera, e poi vogliamo vedere se ci sono novità sia dal punto di vista di cibo che di cosmetici. Non mi basta luce perché c'è gente che mi guarda. Ad esempio c'è questa crema di marroni, pensavo fosse la fake Nutella, invece è proprio crema di marroni piena di zucchero. Niente, ci vogliamo comprare una di queste. Dentro ci sta tutto lo zucchero dell'universo. Questa col cioccolato. Sempre ovviamente cioccolato, no ragazzi? Non le comprate. Questi sono per te, Anacardi. Sì. No, sono noci di acaju. Acaju o acasu? Mandorle, arachidi, ma sono tutti salati. Sono tutti salati questi qua. Sì. Poi ci sono anche le noci di Sorrento, però piccolissime. Poi ci sono i pistacchi. Ah, ci sono anche spuse, pistacchi. Noci di macadamia. E anche il mix di frutta secca. Oh, a me piacciono più sfuse, però noci di macadamia. Noci di macadamia, queste sono buonissime. Sono proprio buone. Questo è il lievito che compriamo sempre noi, che vi ho fatto vedere nel video della Mug Cake, che è andato online qualche giorno fa. Questo è per dolci, compra sempre mio padre e ci troviamo comunque benissimo. Il reparto bio ha trovato Nancy. Com'è bellino questo. Sì, questa è tutta la frutta secca. Però c'è questa dannata uvetta che io schifo proprio. Che c'entra l'uvetta con la frutta secca? E quindi non mi piace questa cosa. Tutt'uvetta, cioè incredibile. Poi ci sono i pistacchi, i bio pistacchi. No vabbè, fantastico. Poi c'è la pasta bio. Ah, questo è bellino con tutto, ma qua secondo me c'è lo zucchero. Infatti c'è lo zucchero. Poi ci sono questi qua, i ceci, l'orzo è buonissimo, il riso, questo qua che ci vuole soltanto mezz'ora per cuocersi, ti incoraggia molto a comprarlo. Bio orzo, questo è orzo. Ah, questo che è? Riso? Ah, tainet normale, tipo basmati, e anche integrale. Poi c'è il miele, il caffè, questo infuso che è buonissimo. No, la marmellata però c'è lo zucchero. Pieno di zucchero. Quindi non ci piace. Poi c'è i succhi di frutta, la pasta, questa è la mia pasta preferita. Solo farfalle. Solo farfalle. Ma perché fanno solo le farfalle? Sono amanti della farfalla. Viva la farfalla. Poi c'è il latte di soia. Poi c'è il bio grissini al farro, buoni. Bio lenticchie, tutto bio. Bio, questo che è bio vino. Il bio vino. Il bio vino. Bio tè. Vogliamo fare uno sponsor per la Lidl. Viva la farfalla. E tu? Malandrini. Ma perché Lidl solo la farfalla mettete? Non mi piace la pennetta. Vabbè, un vlog un po' hot questo, sarà un po' illegale questo vlog. Proibito, un vlog proibito, sì. Guardate, ci sono anche bio ravioli con ricotta e spinaci, no vabbè. Li vogliamo comprare? Secondo me questi sono buoni. Io farina integrale. Vai, prendi questi. Con ricotta e spinaci. E poi c'è il bio petto di pollo, questi li prendo. Bio petto di pollo e bio prosciutto di alta qualità. Quanti grammi è? 100 grammi, perfetto per uno spuntino. E questo bio petto di pollo arrosto, sta forma così non mi attira. Bio parmigiano, lo prendo il parmigiano. Che bello. Ho un po' di bio parmigiano. E anche il bio yogurt, ma quanta roba è bio. Questo che è? Bio stracchino. Bio mozzarella. Questo è bio yogurt invece. Ok, io prendo questi due. C'è questo trita tutto rosa, è troppo carino. Però è aperto perché la gente è civile, quindi io non so se ci sono tutti i pezzi. Però è troppo carino. E questi cosa sono? Ah, questa è macina pepe. Pure bellino. Comunque di roba sportiva non c'è neanche l'ombra. Sono accecata, sta di là la roba. Però qua, no vabbè, io stavo già arrabbiandomi. Ah, non c'è nulla. Poi ci sono anche i mutandoni. Che sono questi? Guarda queste mutande. Però sono carine queste mutande. Slip donna. Però sono troppo grandi. Guarda, lo compro. È un trita tutto rosa. È bello, eh? Ma che è sto coso? È un trita tutto rosa. Vediamo un po' queste cose sportive. Il tappetino, la palla. Ma questo è bello perché proprio ti stendi proprio sopra, una doppia palla. Questo che cos'è? Un set fasce, guantini. Questi a che servono? Polsiera. Questo è per mettere a tornare la caviglia. Ah, bene, quanto pesano? Io li voglio da molto pesanti. 0,5 kg. Che faccio?
0. Non ci stanno di 2-3 kg, solo così più. Non ce la fai poi. Ma che 0,5 cacchio faccio? E questo che male. Vabbè, ma è pochissimo. Ui, che ci fai nel reparto cioccolata? Oh, guarda qua, madonna mia, sto perdendo. Guarda queste cose. Madonna cioè, mia. Questo secondo me è illegale, è una cosa troppo proibita. Sono delle conchiglie tutte di cioccolata. E questo col pistacchio, con l'arancia. Questi sono buonissimi, sono tutti formaggiosi. La mia dose di droga. Ciao. È illegale assaggiare. Faccio droga. Ah. No vabbè. Sono buoni. Sono buoni. Formaggio. Bau, bau. Prego, prego, assaggiare. No vabbè. Allora ragazzi, abbiamo controllato tutti questi e ci sono tutte robe dentro, quindi comunque sono ingredienti che non vanno bene. Forse solo questo si salva un po'. Questo forse lo salviamo proprio per il rotto della cuffia. Però questi qua cremosi no. Questi qua CN e bergamotto. C'è anche il silicone. Sì, c'è proprio ciclopentasiloxane, silicone. Quelli che si salvano sono questi, prendiamo qualcuno di questi. Eh sì, dai. Poi proviamo come sono. Quale? Prendiamo uno di ognuno. Viola. Ovviamente. Ragazzi, che bello, ho trovato questo nuovo yogurt che intanto mi avevate mandato le foto. Praticamente è una novità di Lidl, si chiama Sky, secondo me come si legge, non lo so. Non lo so. È un nuovo yogurt che è zero grassi ed è ricco di proteine, infatti c'è scritto più proteine ed è... Infatti contiene praticamente, vi dico, quante proteine, grassi 0,2 quindi 0, proteine 11,8, quindi neanche più proteine dello yogurt greco, vediamo, andiamo a confrontare, infatti questo 9,6, questo 11,8, è ottimo veramente, quindi io faccio scorta. Vuoi anche tu? Sì, sì. Qua ne prendo... Ci basteranno. Oddio, quanti ne presi? Esagerata. No, vabbè. Palline di cioccolata, prendiamolo, dai. Che sono? Cioccolato fondente? Sì, sono palline di vita, di gioia di vita. Dai, prendiamolo. Guarda come sono carini questi reggiseni sportivi. Guarda questo. Cioè, praticamente fucsia, il cucchiaino porta sotto le coppe e sopra questo. Ah, bello! È solo che... Mi piace! Cioè, questo è quarta, ma io lo vedo piccolo. Ma che taglia è S? Questo è quarta, ma io lo vedo piccolo. Infatti, più una terza. Le taglie secondo me non corrispondono. Poi azzurro. C'è una terza. Hawaii, questo è per andare all'Hawaii. Wow, bellissimo, pigiama fatti con le patatine. Grande. Ah, guardate che carini questi porta merenda. Io l'ho rosa. Rosa. E anche le mutandine. Davvero, le mutande no. Sempre cose proibite. Però questo praticamente è bello perché tu lo apri, guarda, fai vedere con me. E dici sono due. Poi lo apri, ci sono, una sono due. 4, 5, 6, 7, cioè 8, 4 euro. Wow. Cioè, ottimo, ragazzi, ruba, ruba. Che stai facendo? Mangiando. Guardate. Sembra un uovo. Pure il cioccolatino, madonna mia. Ma è una palla gigantesca sto cioccolatino, com'è buono, ripieno. Yummy. Non è un granché. Ma infatti. Ma è buono, lasciarlo. Ragazzi, abbiamo fatto grandi acquisti Lidl, siamo pieni di booster. Vi facciamo il video, lo volete il video con tutti gli acquisti che abbiamo comprato da Lidl? Allora mettete tanti like. Non vediamo niente. Ciao. Da Farita Dolce è tutto, passiamo la linea alla regia. Ciao. Da Napoli. Ciao.